Guardate il nostro buongiorno, Aurora ha voluto far colazione al bar, vi sembra normale? Tutte e due stanno facendo sotto mano di mia sorella, sta aspettando il caffè molto velocemente. Guardate la colazione di Aurora, il muffin. Che stai facendo, Aurora? Tanto ce l'ho uguale a scuola, Tuo figlio è celeste, mio figlio è celeste, io pure celeste, anche se sembra così, non mi fido. Io sono viola, eliminata. Ragazzi, allora sono tornata a casa, tra l'altro guardate, mia figlia mi ha staccato il fiocchetto, qua c'è, quindi oggi se riesco passo dall'estetista e me lo faccio riattaccare. Tra l'altro devo prenotare anche la pedicure per partire, voglio il semi permanente, o se no oggi gli dico a Claudio tieni i bimbi, mi faccio il semi permanente da sole ai piedi, tanto dura, però preferivo insomma farmi tutta la pedicure fatta bene, quindi devo prenotare l'estetista. E poi volevo fare anche le ciglia, così insomma anche se non mi trucco al mare sto bene, secondo me. E poi non lo so, per l'estate insomma le volevo fare, giugno, luglio, agosto, per settembre no, perché comunque io adoro truccarmi, però c'è cioè anche oggi no, per esempio non c'ho niente se non un colorino sugli occhi, quindi con l'extension è molto più figo. E volevo anche fare il filler alle labbra, riprenderlo un pochino, e però alla fine mi hanno detto che in allattamento non si può, quindi rimandrò. E in tutto questo volevo anche fare il tatuaggio alle labbra, però una mi ha detto che poi si colorisce bruttissimo, viene tipo zampe di gallina, insomma le labbra vengono segnate. Io non l'ho mai fatto, il PMU mi pare si chiama, non mi ricordo. Comunque se voi l'avete fatto consigliatemi se è vero o non è vero, insomma, però il filler lo farò sicuramente a settembre, perché ho le labbra secche, almeno si ritratano, insomma è una cosa carina. A me piace, poi sapete che io lo faccio effetto naturale, sono 2 anni e mezzo che non lo faccio, e quindi lo devo rifare. E basta, poi che altro dirvi? Adesso metto un attimo tutto a posto, poi devo portare Filippo dalla pediatra, perché deve fare un controllo, dobbiamo rivedere insomma il controllo per cui mi ero spaventata lo scorso mese, e quindi abbiamo anticipato perché non ce la faccio arrivare settimana prossima, perché poi me l'ha detto, cioè me lo deve fare poco prima di partire. Quindi sinceramente poi partire se c'è questa cosa non me la sento, io voglio far fare in caso gli accertamenti prima, non so se mi sono spiegata. Praticamente io ho appuntamento per la settimana prossima e dopo 3 giorni saremmo partiti, cioè partiremo per la Tunisia, e quindi ho detto se mi dà una brutta notizia devo fare degli accertamenti, ma quando li faccio, che poi c'è sabato e domenica di mezzo e poi il giorno dopo partiamo? Quindi ho detto anticipiamo dottoressa di una settimana, fa questo controllo, prende le misure, e se ci sono da fare dei controlli vado da un privato settimana prossima, cioè tutta la settimana per farli, se invece non c'è niente almeno sto tranquilla. Ecco, non sarei potuta partire con questa cosa, non lo so, da quando sono mamma ho 3.000 preoccupazioni sotto questo punto di vista, e se oggi il controllo va bene, ragazzi, vi dico quello che poteva avere Filippo, e se invece va male, ragazzi, non dico niente, e farò questi accertamenti, se saranno negativi ve lo dirò, altrimenti insomma vedrò come trattare la cosa. Ecco, sono un po' preoccupata, vi dico la verità, perché comunque insomma potrebbe essere una cosa seria come una cazzata, e quindi uno si preoccupa, ecco, e vuole scongiurare. Adesso sistemo, stavo già intanto pulendo sotto, spazzando e tutto quanto, e mi occupo dei piatti, delle cose da fare insomma, che ho lasciato ieri, visto che sono stata da sola con 2 bimbi, insomma avevo trascurato un po' casa, ne approfitto che Filippo torna. Eccoci, stiamo andando dalla pediatra, dita incrociate, mi dite che stai bene, vero? Ragazzi, visita fatta, poi vi racconto bene stasera perché devo andare a comprare le vitamine in farmacia che mi ha detto la pediatra. Ok, fatto, mi sono presa anche il Benteran per me, visto che partiamo, qualora dovessi sentirmi male, ho fatto scorta, e niente, adesso sto andando in macchina, dobbiamo in teoria passare a prendere alle poste, che devo ritirare un assegno, e quindi niente, oggi giornata di, come si può dire, giornata di commissioni, ecco, mi è venuto il termine. Qua è la posta mejor che ci sia. Comunque Claudio mi fa, ma l'hai preso l'assegno? Cioè, per chi mi hai preso? Per me, perché io non faccio queste cose,
Allora, ragazzi, il segno ritirato in contanti. 3 ore per ritirare. Vabbè, ma che buono. No, la cosa bellissima è stata che io ho detto, vabbè, tieniteli tu, perché insomma non c'aveva contanti attualmente, io ce li avevo, quindi ho detto, vabbè, prenditeli tu. E lui, ok, perfetto, adesso andiamo dal cinese che compro i giochi per il mare per i figli. E io ho detto, no, non ci fu mai errore più grosso di darti qualche soldo a te, perché lui è così. Però no, vabbè, lui è così, è sempre generoso con tutti tranne con se stesso. Se stesso non si compra niente, però per gli altri i soldi li fa tipo sparire praticamente, no? Dice, ah, vedi quelle scarpe, il sesto paio di scarpe per Aurora, e lui magari ce n'ha uno. E io ogni volta gli dico, vabbè, amore, allora non ti do soldi, perché o te le compri per te o cioè, no, io lei le compra cose per me, e lui no, no, non se le compra, cioè, capite come sta? Infatti io, vabbè, sono scioccata, capite? Come a me. Beh, però ultimamente mi sono concessa degli sfizi. Ah, tu è zero, zero proprio. Sono io che ti obbligo. No, no, sto giocando a padel. Prendi che era una pistoletta tu, figlia, così ti schizza un po' d'acqua. Uffa, ragazzi, le ciambelline ci sono, ma sono solo così. Da femmina. Ragazzi, alla fine gli ho preso i braccioli ad Auri. Guardate che fighi. Però per Filippo purtroppo non abbiamo trovato nulla. Peccato, andremo a vedere dal risparmio casa. In tutto ciò adesso andiamo a pranzo. Scusa, c'era il cambio della mondezza. E credo da World 2 al 2S che sta qua vicino. Eccoci, ragazzi, siamo arrivati. Povero Claudio che si è dovuto incollare il passeggino. Adesso andiamo a mangiare. Allora, ragazzi, Filippo dorme, quindi ne approfittiamo. E niente, abbiamo visto un po' di cosine, vabbè, sta al contrario. Comunque alla fine Claudio ha detto di prenderci la grigliata per due, quindi prenderemo questa. Siete un po' male qua dentro perché ci hanno messo tipo in gattabuia, diciamo, al lato, però almeno siamo da soli, dai. E quindi niente, prenderemo la grigliata. Questo è uno dei miei piatti preferiti ultimamente, prendo sempre questo, che è il galletto house, solo che è molto piccante. Invece oggi prenderemo la grigliata. Poi c'è sempre la fantastica musica che mi deve far urlare, perché sennò c'è il copyright, quindi ogni volta devo fare così. Raga, è arrivato il pranzo. Mamma mia, è gigante, io non me la ricordavo così grossa. Neanch'io. Tra l'altro la loro salsa è buonissima. Guardate tutte ste patate. Mamma mia. Allora, ragazzi, abbiamo... dividono la carne. Abbiamo, sì, manzo, pollo, bluster e salsiccia e verdure con le patate al centro. Sì, poi sono verdure grigliate, quindi buone, peperoni. Prodotto per due praticamente, dividono così. Sì. Mamma mia, Filippo si è svegliato perché giustamente è arrivato da me. Ha sentito l'odore della carne, vero papà? Se siamo andati a prendere Aurora, non so, da pranzo, non ci vediamo. Comunque volevo farvi vedere che ho sistemato, praticamente sistemato tra virgolette, tutti i miei profumi, raga. Sono infiniti, poi ho spolverato tutto il mobile, l'ho lavato, stavo facendo la televisione. E niente, volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Perché Claudio è stato truccato da Aurora, che praticamente Claudio sta riposando al telefono. Lo possiamo dire che ogni tanto pulisco anche io mentre lui riposa. Vi rendete conto che sono obbligata a riprendermi mentre faccio le pulizie, perché nessuna di voi, cioè molte haters, credono che io non pulisca e che soprattutto faccia tutto Claudio mentre io non lo so che sto facendo, me la gratto. Invece no, la realtà è che puliamo entrambi come dovrebbe essere. E la cosa bella che abbiamo noi è che magari se a me non va e lo fa lui, lui non si lamenta, non mi sbuffa, non comincia a dire fai qualcosa. Stessa cosa io. Cioè non mi dà fastidio perché entrambi ci completiamo, quando uno non gli va non lo fa, e secondo me questo è il segreto per un rapporto sano, perché ognuno dei due si alterna e lavora. Raga, qua in tutto ciò sto buttando una marea di roba, sto facendo pulizie di primavera in estate. Dove siamo? A Pecato. A fare? A Pecato. A prendere la frutta per zia Carmela. Praticamente zia Carmela ci ha invitato a cena, e quindi niente, siccome stiamo a dieta noi, a dieta lei, cioè a dieta. Siccome abbiamo mangiato tanto a pranzo, gli ho detto, zia, non porto dolci, dimmi cos'altro posso portare. E mi ha detto frutta, e quindi stiamo prendendo la frutta. Siamo indecisi tra anguria, melone, ciliegie e fragole. Quindi a una certa ho detto, vabbè, prendiamo un po' di melone e un po' di uva. Alla fine abbiamo preso melone e ananas. Siamo arrivati? Sì. Il lupo! Buongiorno!
Baby boy. Baby boy, the yum and mine. Na, 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 na. Guardate mia zia che è meravigliosa, ha cominciato a fare tutte verdure. Allora qui abbiamo insalata, bieta, zucchine, olive, carote, di tutto e di più. Ha riposato in pace. Pure la galera, io non te la credo. Eh sì. Bravo, ha mangiato pure il naso, mi passa il tempo. Ha mangiato tutto. Però mo sta mangia, guardala. Eh sì. Mia zia con l'autosvezzamento. Siediti che mangio su. Ho fatto il brodo vegetale con carota, patata e zucchina. E poi zia ti ha messo nel brodino questa crema al semolino, che dice che si può mettere pure nel latte, pensate. Ma chi è qui? E questo è so. Zia. È buono? Mangi uno. Allora niente ragazzi, poi dopo zia Carmela siamo tornati a casa, abbiamo fatto sempre un po' tardino come sempre e siamo andati a dormire. Volevo darvi dei dettagli in più riguardo alla visita che abbiamo fatto per Filippo. Praticamente un mesetto fa, in una visita di controllo che abbiamo fatto, che facciamo tutti i mesi per Filippo dalla pediatra, misurando il diametro del testolino di Filippo, praticamente la pediatra ha riscontrato che la testolina è un po' più piccolina e secondo gli schemi è un percentile molto basso, quasi sotto al 3%, e quindi ci ha detto: ragazzi, vediamo come va l'andamento, però nel caso insomma continua a essere così, quindi a non crescere adeguatamente, dobbiamo fare delle visite di controllo, perché diciamo ci potrebbe essere della microcefalia, che praticamente sono le dimensioni della testa dei neonati, che essendo ridotte possono provocare dei problemi a livello motorio, a livello di crescita insomma. Quindi noi ci siamo un po' spaventati, ovviamente, anche se la pediatra ha cercato di mettere le mani avanti, ma io voglio capire, voglio vedere tutti voi, se la pediatra vi dice una cosa del genere, insomma, ci siamo spaventati tanto, abbiamo misuravamo noi la testa, abbiamo chiesto a mia sorella, abbiamo visto cosa potrebbe causare, insomma, siamo stati un bel mesetto preoccupati, al che siamo tornati appunto dalla pediatra, gli ha rifatto la visita a Filippo, e la testolina sta crescendo insomma, è un po' più piccolina, nel senso che poi è la sua conformazione insomma, perché a livello motorio, a livello di crescita, Filippo sta seguendo tutte le tappe in maniera adeguata, e quindi ha detto la pediatra: non è niente di preoccupante, è la sua conformazione, c'ha la testolina un po' più piccola e quindi ci ha molto 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 tranquillizzati. Comunque è stato un mese in cui avevamo un po' di ansia, perché con una notizia del genere voglio proprio vedere. Ci ha addirittura detto: ma in ospedale non vi hanno mai detto niente. In realtà no, non ci aveva detto niente nessuno, quindi siamo un po' caduti dal pelo. E niente, però diciamo si è risolta bene, perché ci ha detto che non è niente di che, e comunque poi monitoreremo la situazione più avanti, però Filippo sta bene, lo sviluppo è giusto e tutto, risponde agli stimoli, fa le relazioni, lo sviluppo motorio è quello per l'età che c'ha, insomma, ma ci siamo tranquillizzati. E adesso vi do un bacione, mi raccomando, tanti like e tanti commenti. Buongiorno ragazze, come state? Oggi per me è una giornataccia, ma nonostante questo sfoggerò il mio sorriso. Comunque sto facendo una passeggiata ed ha funzionato, perché Filippo si è addormentato. A casa era ingestibile, invece adesso si è addormentato subito. Secondo me ha pochi stimoli e quindi preferisco andare all'aria aperta. Ne approfitto perché poi ci saranno giornate veramente di caldo cocente, e quindi niente, sono venuta qui perché siamo andati a un parco, adesso sto tornando alla macchina, ora ve lo faccio vedere. Tra l'altro eccolo qui, guardate come agevola il tutto. Buon allora ragazzi, sono tornata
Ragazzi, sono tornata a casa e praticamente Filippo sta sul letto buono buono con un giochino, tra l'altro, perché devo dire la verità, proprio sincera, Aurora la lasciavo molto davanti alla TV, Filippo non ci sta praticamente mai. E c'è una zanzara che mi ronza intorno. E niente, ne sto approfittando perché così faccio le cose di casa. E quindi sto facendo una lavastoviglie e tutti i piatti che avanzano, insomma, così li lavo a mano. Ho deciso di riprendere questa scena perché mi si dice che non faccio niente, io sono solo, penso solo a truccarmi, a farmi le unghie, sono frivola e tutto quanto. Sicuramente mea culpa, è vero, mostro spesso e volentieri queste cose più frivole, perché comunque se vi dovessi raccontare tutto quello che mi sta succedendo in questo momento nella vita, penso verreste ad abbracciarmi e basta. E senza giudicarmi, però vabbè, e quindi ho bisogno di frivolezze e sinceramente non mi va neanche di trasmettervi angoscia, perché ci sono anche cose serie nella vita di, penso, quasi tutti noi, e quindi magari io mi faccio vedere il lato un po' più frivolo, quello spensierato, e condivido che escono e non condivido mai quando magari faccio i piatti e o le pulizie di casa, ecco, perché uno, in generale, i vlog che mostrano questo mi annoiano e schippo sempre queste parti dove appunto si vedono con sottofondi musicali le pulizie, cioè a me non motivano, sinceramente mi annoiano, e quindi generalmente, cioè, ciò che non mi piace guardare non lo metto neanche nel canale, ecco, perché sarebbe un po' non lo so, non dico falso, perché non c'è nulla di essere falsi, se una cosa non mi piace da guardare non significa che non mi piace fare, no? E per esempio a me piacciono un sacco, vi dico, i video dove la gente si lancia col bungee jumping, perché mi fanno vedere un sacco di posti, ecco, altitudini che io non credo di arriverò mai, perché appunto soffro di vertigini, quindi non è detto che ciò che magari tipo non mi piace a me poi condividerlo non ha senso, ecco, anzi, magari a voi piacciono i video di pulizia e li vorreste vedere nel canale, ecco, però semplicemente io ritengo che sono noiosa e quindi magari non lo faccio. Però ecco, in generale è ovvio che io pulisca. Anche questa mattina, prima di uscire, di portare Aurora, ho steso una lavatrice e ho smacchiato dei panni. Adesso ne devo smacchiare altri e la metto su, e quella che ho steso stamattina si è asciugata, ovviamente la piego, e poi devo preparare le minestrine per tutta la settimana per Filippo, e insomma, cioè, è ovvio che le faccio le cose, solo che a volte, perché magari ho Filippo qua in braccio, le faccio al volo, quindi non mi riprendo, oppure Filippo non sta buono e quindi tra un pianto lo cullo, poi ricomincia, cioè non è che mi metto a fare e poi piange, oddio aspettate, vado e ritorno, non faccio vedere queste cose, semplicemente perché uno, penso non siano interessanti, e due, penso in generale a, e penso magari a gestire Filippo, scusate, spero non vi dia fastidio il rumore. Comunque voglio dirvi una cosa, in generale ci sono molte persone che seguo che hanno dei livelli di vita molto più alti dei miei, che magari appunto hanno la donna delle pulizie, che magari appunto non fanno nulla dalla mattina alla sera, se così possiamo dire, ma io non provo, cioè provo invidia, ma è un'invidia sana, nel senso tipo vorrei anch'io essere al posto loro, non mi sento nella condizione di doverle insultare per dire mamma mia, ma perché te cominci a fare qualcosa te o muoversi sedere te, non mi viene proprio, invece a quanto pare sì, dicendo anche che Claudio fa le cose a casa e che dovrei fare più io, ma dove sta scritto, cioè nel senso che lui sappiamo cosa è giusto per noi, ecco, e ognuno nella propria famiglia sa cosa è giusto per noi. Per esempio, io ho anche amiche, vi farà ridere questa cosa, che i compagni, i mariti vogliono collaborare dentro casa, ma a loro non sta bene come gli fanno le pulizie, quindi dicono no, non fare niente, preferisco ammazzarmi di lavoro che fare tutto io. Ma non è che le giudico, cioè è un loro modo, dico mamma mia come vi viene, a me se Claudio lava i piatti, pure che magari uno viene sporco lo pulisco io, ma non, cioè, ma comunque il resto li ha puliti, per esempio, no? Ecco, c'è Filippo che piange, tanto per dirvi,
Quindi ora vado e appena finisce poi continuo a lavare i piatti. Ma non credo che mi riprenderò, ma lo farò, ve lo giuro. Ragazze, si è addormentato. Nel frattempo ha anche suonato il corriere, per fortuna che non l'ha svegliato. Raga, allora apriamo insieme il pacco. Mi è arrivato in un solo giorno e è una cosa per Filippo. Sono praticamente comodissima anche la pochette, infatti ora li lavo tutti e poi me li porto per il viaggio, li ho presi proprio per quello. Sono praticamente le mutandine impermeabili, quindi sono per la piscina, per il mare, sono praticamente quelle mutandine, diciamo, per lo spannolinamento, dove la pipì esce, però la cacca ovviamente viene trattenuta, e io li userò a mo' di costumino, quindi risparmio i soldi dei costumi e dei pannolini, questi qua, per l'acqua. Glieli ho presi perché mi ha dato questo suggerimento Ivana. Allora, io non so se voi ovviamente avete dei bimbi piccoli, ma allora io ne ho pagati 19 euro e sono appunto 6, quindi veramente super economici, sono carinissimi. Questo ha, vedete, le paperelle e c'è il paperotto sul sederotto, quindi sono molto anche estetici. Questo ranetta con tutte le ranette piccole, poi abbiamo il leoncino, questo che non ho capito se è un toro o un vabbè, il cagnolino con tutte le zampette è fatto, e poi abbiamo elefante e giraffa. Praticamente stavo dicendo, risparmiate innanzitutto sui costumi, ma anche sui pannolini, questi qui da piscina, perché ovviamente i bambini piccoli non potete portarli col pannolino normale, perché il pannolino normale praticamente con l'acqua si gonfia, invece questo, essendo impermeabile, non si gonfia, e né tantomeno poi se fa pipì ovviamente non assorbe o in mare o in piscina. Ma non si può evitare questa cosa, però ovviamente se fa la cacca, questo qui ovviamente fa sì che non va in mare ma la trattiene, o in piscina appunto, perché poi veramente, cioè, non si può. E la stessa cosa fa questo, non si gonfia con l'acqua e allo stesso tempo però è utile per la cacca, quindi fa sì che non sporchi il bimbo, e sono più comodi perché, oltre ad essere più economici, perché spendete una volta, e nel mio caso vedete io ho preso taglia 0-1, ci stanno di tutte le taglie, 1-2 anni, 2-3, insomma. Oltre a risparmiare in soldi in pannolini, perché 10 costano 6 euro, ragazze, io veramente in un solo giorno faccio 4 outfit, perché ovviamente, essendo che quando lo faccio uscire dalla piscina, questo qui lo cambio, no? Perché comunque lo asciugo il bimbo e magari gli do da mangiare, non voglio che gli rimane una cosa gelata addosso, e oppure se fa la cacca appunto lo devo lavare, cioè lo devo buttare, no? E quindi questi in un giorno ne cambio almeno 4, considerate 10 costano 6 euro. Di questi, oltre ad essere più economici, perché considerate ogni volta che va al mare o in piscina, di questi ne servono 4, un pacco mi sembra è da 10 e costa 6 euro, perché comunque ogni volta che lo tiri fuori dall'acqua io glielo levo, perché vuoi o non vuoi lo metto a mangiare, quindi questo gli rimane gelato addosso, non mi piace ovviamente, oppure ci fa appunto i bisognini, di conseguenza almeno 4 in una giornata si cambiano, se non 4 almeno 2, proprio a rimanere bassi, quindi durano poco. E in più devi spendere dei soldi per i costumi, invece questo lo lavi se fa la cacca, altrimenti lo lasci ad asciugare al sole e poi glielo rimetti, te ne porti magari 2 o 3 al giorno e è fatto. Quindi niente, un'ottima idea, se vi interessa vi lascio il link di Amazon, sono una svolta, ovviamente ci sono sia maschili che femminili, e nulla, si è fatta mezzogiorno e mezza, quindi adesso mi metto un attimo a cucinare. Ragazzi, ho finito di pranzare, mi sono rimessa gli allineatori che si vedono. Comunque adesso ho deciso di occuparmi della stanza di Aurora, perché praticamente oggi è lunedì, sabato sera sono venuti tutti da noi, e quindi c'è un disastro, erano 5 bambini, quindi capite bene che l'hanno praticamente rigirata la camera, e in realtà vi devo dire non l'ho messa a posto ieri, perché siamo andati al mare, quando siamo tornati ieri alle 6, tra doccia a lei, doccia a lui, preparare la cena a lei, preparare la cena a lui, ovviamente la stanza sua era l'ultimo dei miei problemi, e quindi niente, la sto facendo ora, approfittando che Filippo dorma, quindi ora voi la vedrete nel casino. Guardate qui, è scoppiata una bomba, hanno addirittura con i gessetti colorato il letto, lì non so cosa ci hanno strusciato. Comunque questo è il casino, sembra esplosa una bomba, quindi adesso io chiudo, apriamo, da-da, tutto sistemato, sono riuscita anche a levare la macchia da lì, e il gessetto in realtà non si leva bene, cioè si è levata la macchia dal muro ma non quello. Ora proverò con dei prodotti,
Comunque ho sistemato tutto. Eccellente. Adesso possiamo chiudere sul serio e far areare la stanza. Anzi, apro subito a bocca di lupo. L'avevo lasciato aperto così, ma ecco, metto così. Ragazzi, siamo al parco. Qui c'è Aurorina che va sulla altalena. Sull'altalena. Presa. Presa. Ma che c'hai sogno tu? Chi è Papino? Aurora sta giocando con un gioco strano preso a Edoardo. Bruttino un pochetto, eh? Dindo dindolo, dindo dindolo. Questa bimba chi la do? Ce l'hai fatta, Aurora! Sei salita tutta da sola. E mo che fai? Scendi? Adesso scivoli? Eccola! Fammi vedere come scivoli. Brava! Ragazze, questa sera pollo tipo scaloppinato con pisellini e prosciutto. Aurora ha già mangiato la pasta e adesso sta mangiando i pisellini. Brava, soffia. Auro! Se merita questo, mo. Di nuovo? Di nuovo. Ecco mamma e papà. Ti piace il cocomero a Filippo, è vero? No. Come no? È l'anguria. Ah, è l'anguria, hai ragione, scusa. È l'anguria. Di la mamma tu. Più o meno la stessa età. Il giovanotto lo sta a distrugge. Oh mamma mia, si è sbagliato, ha preso il dito, si è incavolato questo. Ragazze, sono in giardino e c'è Kira e adesso danno da mangiare. Avete visto Kira mangiare? È tipo il quarto pasto che fa oggi. Praticamente le abbiamo dato il pollo. Adesso le ho fatto un po' di riso soffiato. Insomma, oggi ha mangiato tantissimo. In più ha mangiato un po' di pasta avanzata di Auri. Comunque, niente, abbiamo fatto il bagno a Filippo. E niente, poi c'è Claudio che sta leggendo una storia ad Aurora. Io sono in giardino, anche se con gli ultimi avvenimenti non è una cosa molto intelligente. Ma praticamente sto mettendo la lavatrice da stendere per domani mattina. Do da mangiare separati ai cani perché sennò litigano, se ve lo stesse chiedendo. Whisky non muore di fame, tranquille. Comunque lì c'è la luna e questa sera il cielo è di un azzurro meraviglioso, proprio rilassante. Ci starebbe bene un bel caffè. Ho già messo le mascherine, per cui niente bevande calde, ormai solo acqua, lavati i denti, non mi va. E tra l'altro io mi ricordo l'estate scorsa con Aurora cenavamo in giardino e fino alle 10 così lei giocava in tranquillità qui, e pensare invece che gli altri sono venuti tipo alle 9:40. Vabbè, comunque riporto dentro il pentolone del riso e in tutto ciò adesso mi tocca lavare i piatti. Non so se si percepisce, sembra esplosa una bomba. Qui stavo anche svuotando i secchi di casa. Avevo lavato i piatti giusto oggi e adesso già siamo a caro amico. Da noi funziona così: chi fa la cena è esonerato dal lavaggio dei piatti. Non so come funziona a casa vostra, ci alterniamo quindi. E io preferisco più che altro lavare e lui cucinare. Però ogni tanto facciamo anche viceversa, tanto perché vedete che non faccio nulla. Oggi vi sto portando con me in una reale giornata delle cose che faccio, quindi non sono tutta frivolezze. Adesso comunque svuoto questa e la ricarico, e faccio tutto questo vedendo magari un video, sto aspettando trepidante Temptation. Filippo è qui che dorme, come vi avevo detto. E qui c'è Aurora che sta cercando di dormire. La regina della terra. Quelle la regina del cielo. L'amore. E del mare. Dormi con la bambola, sì. Raga, perdonate il rumore della lavastoviglie in sottofondo. Comunque mi è arrivato un ordine Prozis che finalmente vi faccio vedere. Questo è quello che ho fatto nel pacco congelo. E quindi ci sono cose che vanno praticamente al surgelatore. Come sempre Prozis anche d'estate riesce a mantenere i prodotti super freschi con 3000 ghiacci. Vi faccio vedere, guardate. Vedete?
c'è ancora congelato per te il ghiaccio. Allora, ho preso i chicken breast, non so come si chiamino. Comunque sono praticamente dei petti di pollo senza OGM, vabbè, a basso contenuto di grasso, ma quello tutto il pollo. La cosa carina è che sono tutti già speziati e si cuociono in 3 minuti, ma vi giuro che rispetto al pollo classico che si compra, questo è molto più buono e sono comodi se ci fate tipo riso basmati e una verdura, anche cetriolo e pomodori, e questo in 3 minuti è super cotto ed è buonissimo. Poi per mia figlia ho preso il gelato, questo qui è al cioccolato e nocciole. Lo voglio assaggiare. Ne vuoi assaggiare uno? Sì. Va bene. E praticamente ce ne sono 3 in ogni confezione, costa intorno alle 3 euro. Rispetto... Non lo vuoi? Questo. È il cioccolato. Vabbè, comunque rispetto ai classici gelati che hanno dei prezzi ormai esorbitanti, e prendilo. Ormai quello di Prozis potrebbe quasi essere economico e ha 97 calorie. Scusate, ne ho prese 3 di confezioni, manco mi ricordavo più. E l'ultima cosa che ho preso, facciamo vedere com'è fatto. Questo è il gelatino, guardate, lo sta mandando Aurorina. Com'è? Anche che è morti. È un po' gelato. Comunque tu devi andare a Nina, che domani è un giorno speciale per te, poi domani lo raccontiamo alle ragazze. L'ultima cosa che ho preso è questo qui, il Chewy Gooey Extra Chocolate Brownie. Praticamente all'interno ci sono 2 brownie. L'ho presi surgelati, ragazzi, vi dico la verità, perché quelli che compravamo lo mettevamo vicino alla macchinetta del caffè e ne mangiavamo almeno 2-3 al giorno e non fanno bene. Invece questo è da scaldare, è pronto in 60 secondi, quindi non ci vuole tanto. Insomma, rispetto a quelli classici, sicuramente, diciamo, il fatto di doverlo scaldare tutto quanto te ne fa ovviamente mangiare di meno. E ne ho prese 5 confezioni, no 6, infatti mi pareva, perché io vi rendo le cose in teoria a paro. Non so, questo ordine era tardi, l'ho fatto con le mie foglie da ciclo che non mi arriva, però vabbè, insomma, mi dovesse arrivare, mi è arrivato solo il bucolo. E basta, questo è quanto. Dovete raggiungere un minimo d'ordine per avere la scatola. Infatti ho fatto solo surgelato. Adesso metto tutto a posto e poi ci vediamo dopo. Vi giuro, non so dove ho trovato la forza per struccarmi. È stata una giornata molto lunga e intensa e anche se, ripeto, molti possono pensare che un video di 20 minuti rappresenti una giornata di 24 ore, vi assicuro che non è così. Detto questo, ragazze, grazie per aver visto il video, ci vediamo domani con una nuova giornata.